Enrico, buongiorno Enrico Ruggeri. Buongiorno. Eccomi. Buongiorno, ben arrivato, come va? Bene, dai. Bene. Operativi, molto operativi. Sono venuti due brufoli alla fine del videoclip. Ma sì, a parte il fatto che normalmente i cantanti vanno in TV più belle che possono, e poi quando la gente li vede per strada dice: però certo che non è un granché rispetto alla TV. Succede anche alle donne quando si truccano e poi si vedono la mattina. Così, le frasi, sì, guardala la mattina appena sveglia. Per cui invece in questo caso mi sono talmente imbruttito che la gente mi dice: ah, però sei bello, che tutto è relativo nella vita. Certo. Bravo, è una tattica però. È una tattica precisa. È una tattica, sì. Bravo. Senti, intanto grazie, perché insomma noi ci eravamo abituati bene, un disco l'anno per una vita, e adesso erano 3 anni, diciamo, era un po' tre in astinenza. Anni, sì, diciamo che un po' sono state le contingenze, ovviamente, per cui non c'era molta possibilità di suonare dal vivo e quindi. E quindi di riflesso anche di pubblicare dischi, però in realtà è stato salutare, perché siamo stati 2 anni in studio, io il mio studio, quindi ci trovavamo alla ricerca, insomma, di questo santo graal del suono, riuscire a trovare un suono diverso. L'ambizione è quella di dire: la gente dovrebbe riconoscere le mie canzoni anche prima che io inizi a cantare. Questo succede. Sì, cioè hai un segno distintivo. Esatto, certo, però mi rendo conto che ho una voce riconoscibile, insomma. Però se riesci a avere anche un sound riconoscibile, è il massimo della soddisfazione. E quindi, questa è una cosa tipica, scusa Angelo, cosa tipica delle band, perché di solito sono le band, vero? Bravissima, infatti, ma io mentalmente continuo a essere il cantante di una band, il mio tipo di vita, il mio tipo di approccio, di viaggiare, stare assieme, alberghi, ragionare sulla musica, dare spazio ai collaboratori. Dai, manca poco, adesso si ricomincia. Per cui sì. A muoversi un po'. Continuo a ritenermi uno che per i casi della vita ha fatto il cantautore, ma in realtà sono sempre. Chi mi viene a vedere sa che insomma c'è una band. È ripartito così anche. Poi insomma, e ci sei anche tornato. Non mi è mai capitato di fare un disco con dei musicisti e poi invece andare in tournée con altri. Quelli che fanno il disco poi sono quelli che suonano dal vivo. Quindi sento la parola team. Aleggiare. Team, sì, ma, sì. Ma è team anche quando scrivi? Parlo dei testi. Allora, generalmente no, invece con Massimo Bigi, che è un vecchio amico, compagno per la prima volta abbiamo scritto canzoni, testi e musica assieme, mentre in tutti gli altri casi, da Luigi Schiavone a Cocciante a tutti quelli con cui ho scritto canzoni, in genere era: tu fai la musica e poi ci penso io al testo. Ci ha pensato sempre bene, se posso dire. Sì, a proposito di bella musica e bei testi, ascoltiamo questa canzone e facciamo un bel salto negli anni 90. Questo è, senti che sound, sei tu qua. Vince il Festival della Canzone Italiana 1993 Enrico Ruggeri. Grazie. Bravo. Grande vittoria, non scontata peraltro. No, cioè, perché devo dire è stato l'unico pezzo rock, diciamo, almeno fino ai Maneskin. Per 70 anni è rimasto l'unico pezzo rock ad aver vinto il festival. Ma stiamo un attimo a Sanremo. Da Sanremo a San Siro, visto che Amadeus interista, tu mi risulta abbastanza. Sì. Apriamo la pagina sportiva. Infatti, ma perché Baiguini da quando si è avvicinato allo sport è diventato veramente. Non perde occasione, dai Baiguini. Ma la comunanza di squadra tra te e Amadeus ha portato i Maneskin a vincere. A vincere, può essere. Può essere quello. Credo siano romanisti. Loro sono romanisti. Sì, loro sono romanisti. Come li hai visti questi festival di Ama? Bene, diciamo, non dovevano piacere a me, dovevano fare il più grande ascolto possibile e ciò è avvenuto. Poi c'è stata una bella iniezione sia di rock che di generazione. Questa congiunzione astrale perfetta sui Maneskin, dei quali devo dire, allora intanto a me fa piacere che dei ragazzi che sono partiti come me, andando in cantina a provare tutti assieme, mi piace molto di più che arrivi al successo una band di ragazzi
che hanno vissuto i sogni che ho vissuto io, piuttosto che quello che fa il pezzo su GarageBand e poi passa la giornata a postare video per tra l'altro crearti, loro, io che sono di Roma, davvero hanno animato la città per anni, senso, sono partiti proprio dalle strade, infatti, bellissimo. Infatti insomma, quella che si chiama la gavetta è molto importante, insomma io un bel centinaio di concerti all'inizio davanti a 30 persone di cui 20 parlavano tra di loro li ho fatti, quindi dove non si capiva niente, non si sentiva niente, la voce era troppo bassa, dove succedeva di tutto e lì sviluppi il senso della sfida, cioè sei qua ma non sei qua per me, e i Maneskin suonavano per strada mi pare assolutamente sì, qui a Via del Corso tra l'altro hanno vinto Sanremo ma hanno vinto l'Eurovision, nel quale tu eri stato peraltro, no? Erano anni diversi, la funzionaria Rai che mi accolse era in Irlanda, mi disse subito io sono qua per fare l'impossibile perché lei non vinca, perché c'era il terrore di organizzare. Quindi chiamavano la Francia, dice mi raccomando non ci votate, non ci votate perché non siamo in grado di produrre uno spettacolo del genere in Italia, e in più in quegli anni l'Eurofestival in Italia non aveva un grande riscontro, infatti, spendevi 1000 per avere 10 e quindi insomma in più purtroppo non si poteva andare con la canzone con cui avevi vinto Sanremo, non so infatti perché. Tu eri andato con un'altra, non con Mistero, che non si poteva, quindi insomma solo d'Europa, se non sbaglio. Solo d'Europa, bravissima. Sì, che poi è rimasta lì. E quindi diciamo che dal punto di vista ovviamente è un'esperienza meravigliosa, la professionalità, incontrare cantanti, poi tutte le nazioni tranne l'Italia facevano un party, quindi tu andavi al party olandese e mangiavi i prodotti olandesi, intanto facevano vedere, poi alla fine del party arrivava la cantante olandese, e questo per 20, ho fatto 23 party perché l'unica nazione che non l'ha organizzato fu l'Italia. Era l'Italia. Per cui ero imboscato nei party degli altri. Ma rimaniamo a Sanremo, vai. Federica, cosa ne dici? Rimaniamo a Sanremo. Senti qua. Si può entrare qui? Si può, ce lo concedi? Vale. Dai. Come si diceva ai tempi quando magari facevi il finale e volevi mettere una sola, tanto il pezzo è già venduto. È già venduto. Allora, Enrico, adesso a proposito di pubblicità, stiamo per andare in pubblicità, tu sei un esperto anche radiofonico. Io ho in mano l'oggetto, il CD, domani esce anche in vinile. Domani esce anche in vinile crystal, insomma, un po' di cose. Dai, fai un po'. Un po' di pubblicità, uno spottone, vai. Per te stesso. Io credo sia l'album più complicato, sofferto. Enrico, un po' di più. È uscito? È uscito. Dai, vai Tony. La rivoluzione di Enrico Ruggeri. Un album unico nel suo genere. Fantastico. Perché hai detto bene, genere. Perché genere. Essere un genere è importante. È importante, sì. Continuiamo tra poco, state lì. Li riconosci quei ragazzi nel videoclip, sì. Enrico? Erano i Festival Bar. Coi capelli lunghi dietro, i colori pastello, le spalle larghe. Perfetti anni 80. Perfettamente, sì. Anche lì avete lanciato uno stile, un modo. Diciamo che il tuo occhiale bianco è fatto moda. Ma poi aveva dei suoni particolari, Polvere. Ma tu che rapporto hai, appunto, guardando indietro? Tra l'altro il tuo ultimo album è un album, come dire, nel quale avete fatto un po', insomma, un uso importante anche dei ricordi, no? Della generazione. Beh, assolutamente. Ho scritto anche un decalogo sul come fare il manifesto. A partire dalla foto di copertina. Foto di classe. Ma sì, ma dipende. Secondo me ci sono stati periodi, per esempio... abbiamo sentito Polvere e Mistero. Gli anni 80 sono più attuali degli anni 90, se ci fate vero, caso. Vero, questa è una grande verità. Tra la new wave, l'elettronica di un certo tipo. Gli anni 90 erano un po' tamarri, c'era la chitarra col tapping, l'assolo, la chitarra con la leva. Mistero è un po' ridondante come arrangio, a parte l'amore per i Queen che traspare da ogni solco della canzone. Però ecco, in generale, se
ci fate caso, gli anni 80 sono sopravvissuti almeno per ora più degli anni 90. E sono stati rivalutati, perché invece c'è stato un periodo in cui tutto quello che era degli anni 80 era edonismo, era superficialità, no? Poi beh, no, anche perché negli anni 80, per esempio, tutti i migliori tra i punk hanno fatto grandi cose. Esatto. I Sting, Elvis Costello, Joe Jackson, i Talking Heads, Patti Smith. Quindi in realtà il punk è stata una grande sferzata. Poi era una musica su quattro accordi maggiori, per cui doveva evolversi, e c'è stata una selezione naturale che ha visto negli anni Ottanta gli Ultravox, ha visto tante band fare grandi cose sulla sferzata avuta alla fine degli anni 70. Questo è Ruggeri, professore di rock, eh? È vero, le lezioni al conservatorio. Le lezioni al conservatorio, è stata una bella esperienza. Poi era curioso perché poi c'erano gli esami, quindi io ero proprio come i professori veri. E però dicevo, allora mi parli degli Who, e questo mi doveva e allora ti rispondevo esatto, e quindi poi ognuno doveva portare la sua tesina, quindi c'era quello che arrivava con i Doors, quello che arrivava con i Genesis, e, però insomma è stato un bel periodo molto, molto interessante, divertente. Vuoi dirci cosa succedeva nel 1991 quando cantavi Peter Pan? Socialmente? Non così, che ricordo hai di questa canzone? Beh, Peter Pan è anche quella è arriva due anni prima di Mistero. Fu il brano che arrivò secondo in classifica, quando andare secondo in classifica era una cosa grossa, dietro a Michael Jackson. L'album andò bene, aveva venduto 400.000 copie in pochissimi mesi. Sì, fu una congiunzione astrale, per tempi cui d'oro. Ricordo io la classifica: Peter Pan primo, cioè Peter Pan secondo, e appunto, come dicevi Michael tu, c'era Jackson. Black and White di Black di and Michael. White, sì. Beh, sì, io non sono mai stato uno che coscientemente diceva adesso scrivo una hit, però Peter Pan ebbe, come dico io, si sono allineati tutti i pianeti. E beh, una canzone particolare, ancora adesso la suoniamo. Fede, dai, tu che l'hai tu che l'hai condotta, facci lo stacchetto della Hit Parade. Lo stacchetto della Hit Parade. Allora, signori e signori, siamo nella classifica del 1991, è il countdown, siamo quasi sul podio, tra poco scopriremo il numero uno, ma intanto al numero due, 400.000 copie vendute in pochi giorni, Peter Pan, Enrico Ruggeri. Hit Parade! Un caro saluto a Freddie Mercury e Queen, naturalmente. Beh, anche in questo caso, sì, assolutamente. Una cinquantina di piste di voce, bellissime. Di tutte fatte da dei miei amici sardi. Sai che è difficile trovare un sardo stonato, no? C'era una band vocale che si chiamano Cento. E che hanno fatto tutti. E hanno fatto tutti i cori di questa canzone. Allora, sono le 12.38 del 24 di marzo, e qui con Enrico Ruggeri. Buongiorno ancora da Federica Angelo, come sempre, a Viva l'Italia. Caro Enrico, qui vedo delle date, vedo 2 aprile Crema, sì. Vedo 9 aprile Milano, vedo 21 aprile Catania, poi Roma il 26, il 30 aprile a Galatina, e poi si aggiungeranno altre sì, date. Incontrerai il tuo pubblico anche negli store per sì. il famoso firma copie, e puoi spoilerarci qualche cosa di quel che suonerai nella Rivoluzione Tour? Bah sì, allora intanto la maggior parte delle volte alle 9 di sera, a un quarto d'ora dall'apertura del sipario, sono ancora lì a pensare a togliere, no, questa facciamo quell'altra, si cambia abbastanza. E posso dire che non ci saranno sequenze, io continuo la mia battaglia su questo, perché niente click, niente sequenze, sì, no, purtroppo va detto che la gente, il pubblico, soprattutto quello più ingenuo, va a vedere un concerto e non sa che l'80% di quello che sente non è stato suonato, non è suonato in quel momento, ma è stato fatto in un'altra sede. Diciamo, sono concerti con l'aiutino. Ma sì, io lo scriverei, ecco, come quando a volte è dichiarato, qualcuno lo dichiara, sì, proprio, magari se vai al ristorante palco e senti un'orchestra. Esatto. Esatto, se vai al ristorante c'è scritto il pesce è congelato, poi magari esatto. Mangi benissimo lo stesso, però va scritto. Comunque, quindi no sequenze, e ci saranno quelli che hanno suonato dal vivo. Senti Enrico, siamo questa mattina.
stiamo ripercorrendo anche un po' la tua carriera, no? Appunto, saltiamo dal presente al futuro, come in questo caso al passato. E tu, noi stiamo vivendo ovviamente un periodo difficile della storia dell'umanità, e tu nel corso degli anni, insomma, da sempre non hai perso occasione di, attraverso la musica, sensibilizzare comunque, sì, sui grandi temi, no? Penso a Primavera a Sarajevo, penso a Nessuno tocchi Caino, insomma, veramente, okay, sei stato sempre, sì, trans, in prima fila. Trans nel 91 fu, esatto, insomma, una canzone che non si sentiva spesso, Lettera dal fronte, sì, come no, tante volte, più volte, insomma. In questo momento non con la musica, non so se poi hai intenzione di farlo nei prossimi mesi o nel prossimo futuro, però con la Nazionale Cantanti, invece con la Fondazione Progetto Arca, sì, state sostenendo un progetto importante per i profughi di guerra. Ma sì, intanto un nostro giocatore, Busta, dei Subsonica, assieme a tre ragazze, tre nostre collaboratrici, è andato con Progetto Arca al confine tra la Romania e l'Ucraina. Abbiamo portato cucine da campo, medicinali, vestiti, insomma, tutto quello che può servire, come puoi immaginare. Oltretutto stiamo parlando anche di un periodo che è avvenuto con 0 gradi, 2 gradi, meno 2, quindi c'era anche questo problema. E quindi abbiamo accolto i profughi che uscivano, dando loro la prima. Insomma, questo è il momento delle parole, dei fatti più che delle fatti, parole. Esatto. Comunque uno la veda, c'è un'emergenza terribile di persone che, immaginate, lasciare la casa, prendersi una valigia e andare non si sa dove. Non c'è dubbio. Quindi, sì, se andate sul sito della Nazionale c'è Cantanti, anche un numero, esatto. Numero, c'è un 45527, esatto, col quale stiamo raccogliendo fondi che sono fondamentali. In questo momento è il momento di agire. È, sì, attivo fino al 31 di marzo, ripetiamolo, 45527, se volete dare una mano. Pensi di farlo anche con la musica, di sensibilizzare con la musica anche in questa occasione? Ma sì, sai, la musica per me deve essere, almeno il tentativo è quello di renderla poetica, per cui devi stare attento a non fare cronaca, perché non è compito del musicista, certo, e non fare retorica, per cui spesso, insomma, bisogna stare anche attenti, perché l'opera artistica deve essere al di là della retorica, per cui è più semplice scrivere qualcosa su un problema capitato 5 anni fa che non su un problema vivendo, mentre, certo, lo stai vivendo, certo, perché la retorica è in agguato. È verissimo. Allora, a proposito di Nazionale Cantanti, un'altra vittoria al Festival di Sanremo, in questo caso nel 1987, con un trio, con un'amicizia nata proprio negli spogliatoi, assolutamente. Una delle cose belle della Nazionale Cantanti, che persone che forse si sarebbero salutate a stento senza la Nazionale, e invece sono diventate amiche, pur facendo, avendo vite diverse, carriere diverse, carriere diverse, diverse anche, linee editoriali diverse. Per me, insomma, è stata una delle cose più importanti la Nazionale Cantanti, soprattutto perché noi cantanti siamo tutti un po' viziati, ognuno è il leader del suo micro o macrocosmo. È vero. E allora, sai, se tu ti sei lamentato col tuo tecnico perché non sentivi la chitarra in spia, e poi il giorno dopo vai in un ospedale a trovare dei bambini con la leucemia, ti ridimensioni, ti dici forse torni un po', il problema della chitarra non in spia non era così grave. A me ha fatto molto bene. Senti qua, dai, ricordiamocela e cantiamocela tutti insieme, perché questo è diventato decisamente un inno. Entriamo ancora in campo, no? Esatto, con questa canzone. Morandi, Ruggeri, Tozzi, Si può dare di più, e grazie alla Nazionale Cantanti possiamo dare una mano. 45527 è il numero per donare e dare una mano, naturalmente, all'emergenza ucraina. Mi raccomando, fatelo. Enrico, a proposito di Nazionale, stasera scende in campo la Nazionale? Sì. In bocca al lupo, ci siamo trovati nei guai per colpa di circostanze sfortunate, rigori sbagliati, cose di questo genere. Pianeti non allineati, assolutamente. Ma la vita è così, poco prima agli europei ci è andato tutto bene, e poi la vita è così, il karma va su e giù. Ti diremo ancora un altro sì.
Federica, cosa si dice a uno che ha scritto una canzone come questa? Grazie, grazie a nome di tutte le donne, perché lo dicevo prima, guarda, tu non eri ancora in studio, ma nell'annunciare la tua presenza io ho detto veramente l'uomo che è riuscito a raccontare, a descrivere l'universo femminile con le parole migliori. Grazie, grazie. Sì, sì, beh, ma è così, no? Insomma, beh, è nata ascoltando tante donne che... Sai, questa è la canzone delle speranze disattese, di tante donne che hanno iniziato dei rapporti nel grande entusiasmo e poi l'uomo si è un po' spento strada facendo. E invece, vedi, meno male che ogni tanto qualcuno dice ehi, ecco, questa canzone è un po' quello, no? È l'uomo che dice ehi, amici uomini, ricordiamoci sveglia, tutto questo. Occhio, sveglia, che può, sveglia, occhio sveglia che sono in arrivo guai. Sono in arrivo guai. Senti, ma tra l'altro era lo stesso anno, sì, lo stesso Sanremo, giusto? Sì, e fu provvidenziale perché ho vinto il festival con Si può dare di più, che non era mia. E in più ai tempi si usava molto la parola nazional popolare, no? Io che l'anno prima avevo vinto il premio della critica con un pezzo completamente diverso che era Rien ne va plus, insomma si sarebbe potuto dire di me però Ruggeri, hai visto, adesso non è più il cantautore, ma quell'anno ho vinto, o per meglio dire Fiorella ha vinto il premio della critica, con quello che le donne non dicono, che invece era mia e di Luigi Schiavone. Sei tornato da quel Sanremo con un bottino pazzesco. Sì, ci ho arredato il salone pieno di statuette. Allora, ci vediamo in tour a partire dal 2 di aprile, da domani versione vinile di La Rivoluzione, il nuovo disco di Enrico Ruggeri, e salutandoci ti prego introduci tu per favore La fine del mondo. Ma alla disgiochi anni 80? Tra l'altro sei stato uno delle prime voci di Radio Freccia. Sì, assolutamente, è stata una bellissima esperienza. Come Enrico che presenta una sua canzone. Beh, allora, intanto grazie ragazzi, è stata un'ora molto piacevole, la prova è che è volata. E questa è una canzone del mio album, l'album è La Rivoluzione, ed è, come dite voi, il nuovo singolo. Il nuovo singolo. La fine del mondo. Grazie Enrico. Ciao. Buon tour, buon tutto. Grazie. Ciao. Ciao. Grazie Enrico Ruggeri, meravigliosa quest'ora trascorsa insieme. Veramente sembrano passati 10 minuti e invece siamo ancora qui. Grazie Enrico Ruggeri, l'ultimo singolo dal suo album La Rivoluzione. Questa è La fine del mondo. Le date del tour le abbiamo ricordate e ci sarà anche il firmacopio prima, e siamo molto contenti di averne parlato quest'oggi.